Ciao ragazzi, sono Alice Lecodri e anche oggi mi trovo qua su Red Carpet per la mia rubrica Red Gloss per FestivalTube. Oramai il festival è in pieno svolgimento, quindi ad ogni red carpet troviamo star diverse che sfoggiano diversi look. Quindi venite con me e andiamo a vedere che cosa hanno combinato per questo red carpet. Apriamo la puntata di oggi con una stupenda Laura Chiatti, che in abito rosso e ricami di fiori neri ha incantato uomini e donne. Le pietre decor donano un altro tocco particolare al lunghissimo vestito con piccolo strascico, che già di per sé è un capolavoro. Biondissima, con frangia tenuta indietro sul viso, lasciando scoperta la fronte, sfoggia un make-up intenso e particolare, grazie al rosa sotto le ciglia inferiori e il nero smokey sulla palpebra superiore. Sopracciglia perfette, blush delicato e labbra rosee. Sicuramente è una delle presenze più belle di tutta questa edizione del festival. Brava Laura, stupenda! La bella Lotte Wierbeck sfila in un tripudio di fiori, l'abito leggero ed etereo, i capelli naturali sciolti sulle spalle e un trucco dai toni neutri e ben in linea con lo stile scelto per questo red carpet. Gli orecchini gioiello attirano l'attenzione, come anche i suoi bellissimi occhi intensificati da una linea di eyeliner sottile e discreta. Bella! E che classe! Melia Kraling indossa uno degli abiti più innovativi con giochi di pelle nuda, stoffa vedo non vedo e gonna a ruota. Noi abbiamo apprezzato moltissimo l'abito, inusuale e divertente. Lei lo indossa bene, non è scheletrica ed ha un bel corpo. Il trucco è basico, occhi nude, labbra rosse abbastanza sfumate. La borsetta ci ha fatto innamorare, era veramente bellissima. Miriam Catania, la moglie del bel look argentero, si presenta con un abito dalla lunghezza vertiginosa. E non solo. Lo scollo super profondo la mostra provocante e sexy, ma non volgare. Il tessuto broccato rende l'abito elegante. Il trucco ci convince un po' meno, molto scuro su toni del borgogna per riprendere i riflessi della stoffa. Iniziativa lodevole, ma con quegli occhi chiari, l'ombretto scelto fa un po' effetto vampiro. Forse voleva prepararsi all'anteprima di Breaking Dawn. Bella comunque e ottima la scelta audace del vestito. Arriva sul red carpet Paola Barale, accompagnata da Rats The Gun, in una miss piuttosto discutibile. Maglia extra large, stola, calze scintillanti e tronchetti neri. Era un ospite, e va bene. Non doveva sfilare da programma, e va bene. Ma per il red carpet le scelte fatte dalla showgirl sono assolutamente da bocciare, anche in fatto di trucco. Il rosa misto a marrone all'attaccatura delle ciglia per tutto l'occhio fa davvero troppo l'effetto insonnia, soprattutto per le over 40. La bella attrice Rebecca Knight indossa un super abito maculato azzurro, blu scuro e nero, stretto in vite sul seno, che le sta bene. Il trucco è neutro, labbra rosate e poco ombretto grigio all'attaccatura delle ciglia, capelli sciolti sulle spalle abbastanza naturali. Carina, noi avremmo usato lievemente di più col trucco. Serena Rossi, in abito marrone e nero, sta molto bene, lei è dolcissima e sorridente. I capelli raccolti in una coda mossa e trucco intenso nero opaco e marrone. Tutta l'attenzione ricade sugli occhi castani, il volto rimane neutro e con poco blush. E rossetto nude. Carinissima e bel sorriso. Violante Placido chiude questa carrellata di star in bellezza. Total White, in abito lunghissimo, si dimostra raffinata ed elegante. L'acconciatura è semplice, ma azzeccata. Il trucco è neutro, con poco eyeliner e un filo di blush. Nel complesso la sua figura risulta sofisticata, anche se con un colore così chiaro di pelle e quello scelto per il vestito, una tinta più intensa per le labbra sarebbe stata perfetta. In ogni caso, ci piace! Anche questa puntata di Red Gloss finisce qua, ma voi ricordatevi di iscrivervi al canale di FestivalTube e di seguirci su social network. Mi raccomando, ci vediamo poi nella prossima puntata. Vi mando un bacione e ciao a tutti!